게 되어서 perché aspettiamo che arriva un po' di gente. Intanto salutiamo quelli che stanno arrivando a poco. E oggi non mi trovate né in un'industria, né in Confcommercio, né in Confindustria, ma sono con Gianluca Vitali, che è quella è la versione senza mascherina, questa è la versione con la mascherina. Purtroppo fino al voto ti conosceranno con la mascherina, esatto. Poi si spera che da sindaco di Corsico lo possano vedere al meglio delle sue performance, che ci interessano più quelle intellettive, chiaramente, di quelle estetiche. Però ciao. Mi faceva piacere venire a Corsico, presentarvi Gianluca. So che tantissimi sulla mia pagina sono di queste zone anche, quindi voglio appunto, poi ora lascerò la parola a lui. Abbiamo avuto anche modo di vedere, di fare un giro un po' nelle realtà territoriali. Siamo andati a visitare un'azienda di smaltimento rifiuti, un tema molto vicino a noi da sempre, quello dell'economia circolare, che passa dal concetto anche di valorizzare i rifiuti e farli diventare risorse, come forse andrebbero chiamati fin da principio probabilmente, cambiare un po' anche la dinamica di interazione tra le industrie che hanno un valore sociale in qualche modo, di pubblica utilità, e il comune e la cittadinanza, e avviare un processo di dialogo e di attivo e costante con la cittadinanza. Io ho questa bella esperienza, Gianluca, che ti racconto a che ci sono, e così man mano cresce anche la gente collegata e ti vedono sempre più persone, di come abbiamo trasformato il concetto di ascolto e di sistema in qualcosa di concreto, con quello di cui mi occupo io, che è l'internazionalizzazione, no? Dovevamo fare il piano per il patto per l'export e abbiamo deciso di farlo non teoricamente a più mani, ma praticamente a più mani. Quindi abbiamo convocato 12 giornate durante il lockdown, tra l'altro, quindi tutti in BTC, di incontri con tutte le associazioni di categorie industriali italiane, Confindustria fino alle start-up, passando per le banche, tutto il sistema. Abbiamo chiesto a tutti cosa serve oggi per ripartire e cosa serve per aumentare la quota di export. Abbiamo scritto il patto per l'export direttamente con i loro contributi. Lo faremo diventare stabile, quindi andremo a fare una come si fa in un'azienda. Io, venendo dall'azienda, mi piace dare questa impronta. Andiamo a verificare gli strumenti che abbiamo messo a disposizione periodicamente con tutte le realtà che poi li utilizzano, e guardiamo i feedback in termini numerici, quindi quanto aumenta la quota di export e quant'altro. Devo dire che primi due mesi dopo lockdown, export italiano più 5-7% sui primi due mesi 2019, quindi pre-lockdown. Quindi vuol dire che l'ascolto non serve soltanto a curare le emergenze, ma serve e deve essere per la politica lo strumento di base dell'operatività. E in un comune, io dico sempre che i comuni hanno il vantaggio, purtroppo hanno pochi soldi, ma hanno il vantaggio di vedere subito concretamente quello che fanno, cosa diventa. Quindi i sindaci, e mi ripeto, mi auguro che tu possa essere il prossimo, hanno questo grande ruolo e questa grande responsabilità. Quindi raccontaci qual è il tuo progetto per Corsico. Assolutamente. Mi rimascherino nel frattempo. Non per motivi estetici, ma così magari mi sentite meglio. Intanto ti ringrazio molto di passare per noi un momento del nostro ultimo giorno di una campagna elettorale, che è stata bellissima, molto intensa, un po' faticosa, visto noi praticamente abbiamo iniziato a gennaio, adesso stiamo finendo a settembre, ma è un anno di campagna elettorale continuativa. Mi fa piacere che tu abbia parlato di dialogo, perché noi crediamo molto nel dialogo. Infatti il nostro programma, che secondo me è un bellissimo programma, è nato dal dialogo, è nato dall'ascolto delle realtà di Corsico. Quindi abbiamo incontrato nei mesi scorsi, negli ultimi mesi dell'anno scorso, tantissime associazioni, abbiamo invitato tutte le associazioni di Corsico, moltissimi cittadini, oltre che nei nostri gazebo, che ormai abbiamo contati oggi circa una quarantina durante la campagna elettorale, però quindi incontri con le associazioni per capire quali sono effettivamente le esigenze del territorio. E da qui abbiamo appunto fatto nascere il nostro programma, che si fonda sostanzialmente su tre punti principali, che sono secondo noi i tre bisogni principali di Corsico, che sono la tutela dell'ambiente e del territorio, perché Corsico è una città iperurbanizzata e negli anni è stata... Noi siamo il 13° comune in Italia per percentuale di suolo cementificato, 13° in Italia, ripeto. Quindi dopo i comuni della Centura di Napoli e Sesto San Giovanni e Rissone c'è Corsico.
quindi diciamo un primato di cui non andare certo fieri, questo è il primo problema. Noi vogliamo assolutamente tutelare l'ambiente e il territorio, quindi impedire nuove costruzioni inutili, fare un programma di mobilità dolce, tutta una serie di proposte in questo senso. Il secondo grosso problema è quello dei bisogni sociali. Corsico purtroppo ha dei bisogni sociali molto rilevanti e dopo il Covid, durante il Covid e dopo il Covid, questi bisogni sono cresciuti notevolmente, quindi dobbiamo implementare questo tipo di attività della macchina comunale, quindi per rispondere ai bisogni sociali della città. E infine l'ultimo problema, che è un grosso problema di cui purtroppo non parla quasi nessuno, è quello della criminalità organizzata. Corsico, ahimè, è una delle capitali dell''Ndrangheta al nord Italia, è un tema di cui noi vogliamo parlare e su cui noi vogliamo concentrare anche l'azione poi di amministrazione della città. Queste sono le tre tematiche, ma il nostro programma è veramente molto ricco, www.movimento5stellecorsico.com, c'è tutto il programma e chiunque abbia voglia di leggerlo può farlo. Ripeto, questa è l'ultima giornata di campagna elettorale e noi siamo felicemente stanchi, come mi piace dire, perché è stata veramente intensa. Siamo stati gli unici qui a Corsico che hanno fatto incontri sia fisici che virtuali, ci siamo occupati di tantissimi temi. Stasera con chi vorrà venire, con tantissimi ospiti, anche i nostri portavoce regionali e anche Eleonora Eli ha detto che ha promesso che verrà, facciamo finalmente un po' di festa, diciamo, per chiudere in bellezza questa campagna. Io ti ringrazio ancora Io te lo dico io perché siete stati gli unici a fare campagna elettorale, perché cosa volete che vi raccontino partiti che hanno centinaia, poi no magari, ma nei comuni grandi decine e decine di liste a sostegno, con programmi totalmente diversi, con storie totalmente diverse, senza una identità. Io lo racconto sempre a chi non ci conosce, siamo nati da un'identità e poi siamo diventati un movimento politico anche, no? Dal Teatro Smeraldo di Milano in avanti è stata tutta una cavalcata sull'identità del nostro movimento, no? E quindi abbiamo qualcosa da raccontare e devo dirvi di più, nei comuni ancora di più, perché nei comuni abbiamo tutta quella realtà territoriale che conosciamo bene, che viviamo, tutti i nostri attivisti e anche Gianluca, che ora si candida a sindaco, ha una realtà di attivismo anche sull'antimafia, su tutto quello che è appunto la peculiarità del territorio, e quindi sa dare le risposte che servono. Io mi auguro che i cittadini di Corsico se ne rendano conto, che ti possano dare questo incarico, e sono certo però che qualunque cosa succede, comunque vada, questo gazebo che abbiamo dietro oggi sarà qui anche nelle prossime settimane, nei prossimi anni, e costruiremo sempre di più una rete di cittadini attiva che può risolvere davvero i problemi d'Italia e nel piccolo di Corsico e tutti gli altri comuni dove ci candidiamo. Quindi votate Gianluca Vitali se siete residenti a Corsico e in ogni caso andate a votare anche per il referendum, per il taglio dei parlamentari, perché con una X finalmente facciamo quello che per 7 volte in 35 anni hanno detto di voler fare con proposte di legge parlamentari, del taglio dei parlamentari, e non hanno mai voluto fare perché non si toglievano le poltrone sotto il culo da soli. Lo possiamo fare con una X e lasciamo a casa 345 tra deputati e senatori, facendo un Parlamento da 600 parlamentari perfettamente nella norma, se non di più, dei principi di rappresentatività che tutti decantano, senza andare a vedere che persino la Costituente parlava già della riduzione dei parlamentari, e soprattutto che negli ultimi 70 anni abbiamo inserito nell'ordinamento italiano altre figure di intermediazione come le regioni, come i deputati come deputati europei, che fanno anche loro questo ruolo e quindi possono ridurre il numero dei parlamentari senza temere appunto la mancanza di rappresentatività. Quindi con un voto a Gianluca Corsi, che con un voto al referendum per il sì, risolviamo un bel po' di problemi. Vi abbraccio, saluto Gianluca, ringrazio tutti gli attivisti che ci aiutano che senza i quali non faremmo queste cose, e buon lavoro a tutti e buon voto. Ciao.